Pergola dal 7 al 9 dicembre, nona edizione della Ciocco Visciola di Natale. Un trisdassi per il periodo più magico dell'anno, il cibo degli dèi, il nettare rosso intenso e il diamante della terra. La proverbiale bontà del cioccolato e il sapore unico del visciolato di Pergola si intrecceranno con il profumo del tartufo bianco pregiato per un matrimonio all'insegna del gusto e della qualità. La festa più dolce dell'anno è per assaporare il Natale delle tradizioni, quello che si è un po' perso in Europa e in Italia, bisogna venire a Pergola in questi tre giorni dove le tradizioni la faranno da padrone, ma avremo l'abbinamento, l'accostamento del cioccolato e del visciolato che si sposeranno con il tartufo bianco pregiato. Cioccolato di altissima qualità dei maestri cioccolatieri artigianali italiani che vengono dalla Sicilia fino ad arrivare al Friuli Venezia Giulia passando per Lazio ed Emilia Romagna, e il visciolato dei maestri di cantina pergolesi, perché il visciolato deve essere prodotto secondo le antiche tradizioni delle famiglie e delle imprese pergolesi e con visciolo esclusivamente proveniente dal territorio di Pergola o dal territorio confinante con Pergola. Questo accostamento funziona così tanto da richiamare decine di migliaia di visitatori in questa manifestazione in cui Pergola diventa ambasciatrice non solo del territorio della provincia di Pesaro Urbino, ma delle Marche in Italia, in Europa e nel mondo. Inaugurazione venerdì 7 con l'apertura del Christmas Village Store. Cosa ci sarà poi? Troveremo tutto ciò che è necessario per allestire in casa il proprio Natale e per ricordare ad esempio la nascita di Gesù con presepi da collezione, addobbi natalizi, idee regalo e tutto ciò che serve anche per creare un bellissimo albero di Natale con prodotti di altissima qualità. Questa è la novità di quest'anno che si aggiunge ad esempio al villaggio di Babbo Natale, 650 metri quadrati, tutti dedicati ai nostri più giovani concittadini, ai nostri più giovani turisti, quei turisti che amano Pergola. E questa nona edizione chiuderà il sipario domenica 9 dicembre con la grande musica internazionale? Sì, Emma O'Connor sarà a Pergola, una voce profonda, molto calda, afro-british, che ci delizierà sotto l'albero di Natale di fronte al presepe allestito in piazza con un concerto gospel davvero entusiasmante, non dimenticando ovviamente che Emma O'Connor dovrà confrontarsi in un sano confronto con la fanfara dei carabinieri che l'8 dicembre, il giorno prima, sfilerà per le vie della città e ci dedicherà un concerto a teatro. Grazie alla Confcommercio prosegue la valorizzazione di un vero gioiello del territorio come Pergola, itinerari della bellezza ed ora la manifestazione più dolce di questo Natale. Cosa dobbiamo? Ma il programma della nona edizione del Ciocco Visciolo di Natale di Pergola è un programma ricchissimo, perché mette insieme l'aspetto gastronomico, la dolcezza, la bontà natalizia con anche tanti eventi, spettacoli musicali, tante iniziative che sicuramente incontreranno il successo e il gradimento da parte di un vasto pubblico. L'evento poi di quest'anno porta in dote 10 regioni, 10 maestri cioccolatieri che vengono da 10 regioni, porta in dote anche una collaborazione straordinaria tra tutti i protagonisti della vita cittadina, compresi anche i nostri ristoratori che hanno presentato e presenteranno durante le tre giornate della manifestazione prodotti di grande qualità.